colloquio. No, magari il colloquio dobbiamo farlo anche noi. Ah, tutte e due, anche noi. E chi è che ci fa il colloquio? Ancora non lo sappiamo. Una lettera. La prima prova è la seguente. Vi abbiamo detto che siete gli ultimi candidati, ma non siete gli ultimi quattro candidati. Ci sono solo tre veri candidati. Uno di noi lavora nell'ufficio di selezione del personale. Uno di noi non è vero. Vuol dire che quello dell'azienda è uno di voi. O magari sei tu. Io? No, non sono io. Ma ci stanno guardando da fuori. Qui sicuramente ci sono microfoni dappertutto. Ascoltano tutto quello che diciamo. Se non addirittura telecamere. Telecamere? Sì, lasciano i candidati da soli e poi guardano come il gruppo interagisce. Mia moglie ha scoperto che avevo avuto un'avventura. Tu. Io farò tutto quello che mi diranno di fare, ma non vuol dire che io sia d'accordo. Doppio messaggio. Dobbiamo decidere chi merita di vivere, chi è il più importante per il mondo. Ah, ah, fantastico. Come torero sono messo da Dio. Da qualche settimana ho iniziato il trattamento ormonale. Carlos. Vediamo se ho capito, quindi. Fra 3 o 4 giorni a te ti inizieranno a spuntare le tette. E poi ti viene una voce da soprano e alla fine ti tagliano il pisello. Non avrei usato esattamente queste parole, però sì. Questa cosa è forte, fortissima. Guarda che ci vogliono le palle. Sì, no, scusami. No. Se mi manchi ancora di rispetto, darò un cazzotto. E non me ne frega niente dell'immagine che dopo ho. Senti, che donnina. Vaffanculo, mi pigli ancora per il culo. Questa non è una selezione del personale. È un'altra cosa. Cosa stai cercando di dirmi? Che tutto questo è un inganno? Perché tua madre è ancora calda e tu sei ancora qui che parli con me. Tu devi essere una di quelle che piange per la fame del mondo e dai soldi a Medici Senza Frontiere. Poi però ti muore tua madre e ti interessa né più né meno come se ti fosse bruciato un arrosto. E tu sei uno stronzo!